Un investimento importante per Marche Multiservizi, ma anche un investimento importante per Tavuglio. Sì, vero. È un investimento che sicuramente dà efficienza alla gestione di questo impianto, però per noi la cosa più importante è che non dico che elimina, ma limita tantissimo al 99% un problema ambientale che è quello del percolato. E non è solo quando la discarica è in funzione come ora, lo sarà anche per i prossimi almeno 30 anni con il post mortem e la gestione del post mortem della discarica. Quindi questo impianto fa in modo che, se non altro in questo territorio, circolino sicuramente molti meno mezzi, con un risparmio di CO2 immessa in atmosfera, e per noi che abitiamo vicinissimi, e non siamo pochi perché siamo circa un migliaio di persone, è una cosa importantissima, perché non c'è solamente la preoccupazione per l'inquinamento delle falde, eccetera, c'è anche un inquinamento atmosferico dovuto a tutti i mezzi che circolano in questa zona. Siamo contenti. Oggi a questa inaugurazione io ho invitato anche i cittadini di Babbucce. In questi anni è migliorata moltissimo la vivibilità ed è migliorata grazie a tutti gli investimenti che l'azienda Marche Multiservizi ha fatto, a cominciare dalla captazione del biogas che prima non c'era, proseguendo con tutti gli impianti, l'utilizzo di enzimi per limitare l'inquinamento d'origine, che è quello che più impatta sulle popolazioni. Insomma, tutto questo investimento di qualche milione di euro in questi anni ha portato un beneficio ai cittadini. Un impianto che dimostra come la gestione anche del rapporto tra i rifiuti e l'ambiente sia un rapporto che si può equilibrare e in qualche modo anche sfruttare per rimettere alcuni prodotti che vengono considerati pericolosi, invece trattandoli e gestendoli possono diventare una grande opportunità. E specialmente in un momento in crisi idrica, penso all'agricoltura e a quanto c'è bisogno di cominciare a pensare a forme di raccolta e di trattenimento dell'acqua. E la gestione dell'ambiente, questo è il vero tema del futuro. Dell'ambiente non può essere approcciato in modo ideologico, ma in modo pragmatico, con le giuste valutazioni scientifiche, perché la gestione dell'ambiente è il futuro per il nostro territorio.